Mercoledì 17 luglio, bentrovati con un nuovo appuntamento di Good Night Milano. Sono in compagnia di Andrea Amato, presidente di Retake Milano, è un'associazione onlus composta da cittadini volontari di Milano che appunto è impegnata sul territorio metropolitano. Gli impegni sono tanti, tanti progetti che ormai da anni sono in corso, quindi raccontiamo un po', ecco, come nasce e intanto di cosa si tratta. Beh, è un'associazione, appunto, come dicevi, di volontari e dedicano il proprio tempo, la propria disponibilità di tempo, di energie per riqualificare la città. Quindi noi ci occupiamo prevalentemente del bene comune, in modo molto concreto, nel senso che non è un concetto astratto quello di dire che un parco è nostro o la piazza è nostra, nel senso che non è del comune e tantomeno di un altro ente, ma è delle persone che lo vivono questo spazio. E quindi ce ne occupiamo a 360 gradi, facendo attività che possono essere di rimozione scritte vandaliche, sia sui muri che sulle panchine o sugli arredi urbani, per poi finire in quello che in questo periodo va molto di moda, che è il plogging, questa attività che coniuga l'attività fisica quindi corricchiando o camminando veloce, con la raccolta del microrifiuto, che va molto di moda soprattutto sulle spiagge, visto il periodo estivo, ma anche in città devo dire che l'interesse è tale per cui abbiamo avuto decine, addirittura centinaia di persone qualche settimana fa, con un'azienda dove c'erano 350 persone che si occupavano di rimuovere scritte vandaliche, ma soprattutto raccogliere rifiuti al Parco Forlanini. Parliamo di Samsung, quindi insomma di dire un'azienda molto, molto grossa, con addirittura il presidente coreano che è arrivato a Milano per fare questa attività. Quindi è molto curiosa anche questa mentalità, che non è soltanto prevalentemente straniera, ma sta arrivando anche in Italia. La ripresa, perché poi retake vuol dire questo, riprendersi la città da parte del cittadino, inizia proprio dai graffiti, che non sono però street art, ma è qualcosa di, diciamo, che ha un'accezione prettamente positiva. Quindi parliamo proprio di questo inizio. Sì, infatti noi come Retake Milano nasciamo con un altro nome, Associazione Nazionale Anti-Graffiti. Purtroppo la parola graffito in Italia soprattutto è, come dire, territorio di discussioni filosofiche, sociologiche, ma è ovviamente quello che noi intendevamo con questo termine era quello delle rimozioni di scritte vandaliche, cioè tutto ciò che purtroppo ancora adesso è presente sul territorio e che interessa non soltanto gli immobili, ma anche i mezzi di trasporto. Spesso sia le metropolitane che i tram, che gli autobus o i treni di lunga percorrenza sono completamente ricoperti da scritte e queste chiaramente non sono né autorizzate né sono espressione artistica, anche se qualcuno vuole in qualche modo inserirle in quello che è appunto la street art. E quindi abbiamo iniziato con questo percorso per dimostrare anche l'impatto sociale che ha questo tipo di fenomeno vandalico, perché di questo si tratta. È anche un reato penale perché è rubricato nel codice penale l'imbrattamento, per cui non è una cosa proprio come dire, leggera. E facciamo diffusione anche nelle scuole perché spesso i ragazzi iniziano magari con un marker, con un pennarello a fare delle scritte banali per poi arrivare chiaramente a continuare con la bomboletta. Quindi è anche un modo per diffondere in modo un po' più culturale quello che è il rispetto del bene pubblico, ma soprattutto di spiegare anche che c'è una visione un po' più grave che è appunto quella del reato, che quindi magari i ragazzi non lo sanno, ma lo è. Chiaro. Però alla street art vera e propria si arriva, arrivate, quindi avete comunque coinvolto, coinvolgete artisti di strada per abbellire in qualche modo, perché poi di questo si tratta, dare anche un senso, un significato ai muri bianchi, no? Sì, lo facciamo in modo nostro in realtà, perché abbiamo una sensibilità molto forte ecologicamente parlando, nel senso che non utilizziamo bombolette. E sappiamo che la bomboletta comunque contiene delle sostanze chimiche che, oltre a far male alla persona che lo utilizza, non è un caso infatti che gli street artist utilizzino delle maschere con dei filtri, ma rovinano anche l'aria che respiriamo. E sicuramente Milano non è tra le città che ha un primato per quanto riguarda la L'aria qualità dell'aria. pulita. E infatti uno dei progetti di Retake Milano è anche come bene comune l'aria, anche se è un concetto che potrebbe sembrare lontano, ma anche l'aria è un bene comune, tutti quanti noi dovremmo occuparcene. E infatti utilizziamo dei prodotti anche per fare i murales che permettono addirittura l'abbattimento dell'inquinamento
riducendo l'inquinamento dell'89%. È un prodotto innovativo che nasce 3 anni fa come esperienza di combinazione di utilizzo di un prodotto fotocatalitico. Adesso sono termini un po' scientifici, ma sono abbastanza semplici come messaggi di modifica delle condizioni dell'aria, nel senso che si utilizza la luce per disgregare le molecole inquinanti. Quindi il muro non assorbe nulla, non fa altro che dividere l'aria inquinata, facendo diventare polvere inerte, quindi che non fa male alla salute. E quindi noi lo facciamo in questa modalità. L'abbiamo rifatto recentemente al Lido di Milano, sulla facciata della piscina, che era stato purtroppo anche quello vandalizzato, ma l'abbiamo fatto anche precedentemente, anche di fronte alla Triennale, sul ponte di fronte alla Triennale. Abbiamo ricordato una figura importante per Milano, ma non solo, per il mondo del design, che è Franco Albini. In occasione del decennale della fondazione abbiamo ricordato quel ragazzo del Politecnico con le sue opere. Tra l'altro le sue opere, oltre a essere presenti sul Museo del Design, sono anche presenti tra di noi, ma non lo sappiamo, tipo la Metropolitana 1 di Milano l'ha disegnata Franco Albini. Quindi è un modo anche questo di divulgare, come dire, conoscenza attraverso progetti creativi. Hai parlato anche di, diciamo che ecco, l'associazione è un po' abbracciare, accogliere in realtà volontari da un punto di vista anagrafico trasversalmente, perché sicuramente insomma adulti ma anche giovani, anche attraverso appunto la street art, ma andando più in giù anche i bambini, perché le scuole comunque rientrano appunto tra i progetti di Retech Milano. In che modo? Adesso siamo diciamo in una fase di chiusura ormai delle scuole, però settembre ecco è vicino purtroppo per gli alunni, però questo è un progetto appunto che riprenderà. Sì, sono ormai il mese di settembre che arriverà, sarà il 6° anno che Retech Milano si impegna a promuovere questa mentalità di rispetto, noi la chiamiamo rivoluzione gentile, che è un po' una mentalità del nord Europa, prevalentemente del nord Europa, e che con fatica però sta arrivando. Gli italiani stanno cominciando a prendersene cura, e quindi anche con i ragazzi partiamo proprio dalla giovane età a comunicare quello che fondamentalmente è un messaggio molto semplice, che il luogo in cui si vive deve essere un luogo rispettato, e siccome i ragazzi prevalentemente passano il loro tempo nelle aule, e quindi devono essere loro i primi a occuparsene, anche perché poi è come dire l'eredità della terra, che si comunica anche attraverso i banchi di scuola, per cui se una classe viene devastata, l'anno dopo arriva un'altra classe, eredita tutto il degrado che la precedente ha creato. Quindi insomma il coinvolgimento c'è, in realtà l'associazione comunque è ormai da anni attiva e di volontari ce ne sono abbastanza, non è però isolata, nel senso che parliamo di quartieri ma in realtà il comune di Milano c'è, e mi hai menzionato prima anche la regione. In che modo ecco c'è questa comunicazione, questo dialogo con enti e istituzioni più grandi? Partiamo subito dalla Costituzione, dall'articolo 118, il principio di sussidiarietà. Noi come associazione non abbiamo mai chiesto fondi al Comune né tantomeno alla Regione, ma non perché siamo contrari al fatto di avere delle disponibilità economiche, ma siamo contrari al fatto che noi facciamo delle attività con un partner al quale non vogliamo chiedere risorse, che già spende fondamentalmente. Quindi abbiamo questa visione di fare un progetto insieme, in partnership con il comune o con la regione a pari livello, senza quella, tra virgolette, sudditanza di dire ho fatto qualcosa per il comune e mi ha dato dei soldi. Invece Retech Milano, grazie sia alle donazioni che riceviamo, sia alle aziende che contribuiscono con noi al miglioramento della città, riusciamo ad avere quella indipendenza, per cui riusciamo sempre a fare dei progetti insieme con il comune, ma con la visione di creare insieme un progetto. E quindi c'è un esperimento che dall'anno scorso sta prendendo piede sempre di più a Milano, che è l'urbanismo tattico, che è questo modo di riappropriarsi di una piazza, di una via, renderla, migliorarla, togliere magari i parcheggi abusivi, mettere delle panchine, colorare la parte di pavimentazione. Questo è un modo sicuramente diverso,
ma innovativo, arriva anche questo purtroppo da un progetto che arriva dalla fondazione Bloomberg di New York, però anche Milano su questo è avanti e quindi cerchiamo sempre di più di diffondere, e a settembre ci sono nuove sfide anche su quel fronte. Ecco, già che abbiamo menzionato settembre, parliamo dei progetti, abbiamo dei progetti a fine luglio, se non sbaglio, sì. Quindi raccontiamo un po' quelle che saranno le tappe che ormai abbiamo, che sono chiare nel calendario. Fra tre giorni, fra il 20 di luglio, abbiamo l'ultimo progetto che prima di partire per le vacanze, ci hanno contattato dei residenti di Viale Padova che volevano ripulire un condominio, ci hanno chiesto di sapere come si potesse fare questo progetto di riqualificazione, e abbiamo spiegato e andremo anche noi ovviamente insieme a fianco con i residenti, perché il messaggio che vogliamo fondamentalmente dare è di non passare per gli imbianchini della città, ma di affiancarci alle persone di buona volontà che con le buone pratiche possono in modo concreto migliorare i luoghi in cui vivono. Quindi lo stiamo facendo anche in questa occasione, e quindi il 20 saremo insieme a questi residenti che hanno questa ambiziosa idea, che non è soltanto quella di riqualificare un condominio, ma sono diverse associazioni unite, vorrebbero, hanno questo, diciamo, disegno molto più ambizioso di fare tutta Viale Padova, che sappiamo essere comunque un luogo abbastanza lungo come lunghezza, diciamo, toponomastica, ma soprattutto difficile per le persone che vivono, per il tessuto urbano e sociale soprattutto che lo caratterizza, e sicuramente noi saremo a fianco di cittadini che vogliono fare questo cambiamento. Quindi è un progetto che comunque partirà il 20 luglio, sì. E si protrarrà per un periodo. Dipende dai residenti, noi siamo a fianco di chi vuole fare qualcosa, come abbiamo sempre fatto. Se un cittadino ci chiama e vuole stare alla finestra a guardare, noi non ci saremo ovviamente, quindi tutto parte dalla centralità dei progetti di Ritec Milano è il cittadino. Non è né un'associazione, né un personaggio politico, né una persona che magari si vuole far vedere in quell'occasione, è il semplice cittadino che non ha superpoteri, non ha mantelli per volare, ma ha soltanto gambe e braccia che mette a disposizione per un progetto. Lo si può fare ovviamente con bambini, ma seguendoli prima di fare disastri in giro per le vie, ma anche con persone di una certa età. Noi abbiamo persone che hanno diversamente giovani, che hanno un'energia incredibile perché credono molto in questo tipo di progetti. Mi hai detto prima che in realtà voi di progetti, insomma, ne avete tanti, ma spesso avviene proprio la chiamata da parte del cittadino e quindi non fate in tempo, ecco, magari a mettere a pianificare i vostri progetti, perché dovete in qualche modo intervenire e rispondere appunto al cittadino. Ci sono dei requisiti, se vogliamo, che queste richieste di aiuto, di appoggio, di supporto da parte del cittadino devono avere perché voi rispondiate? Come dicevo prima, la chiamata ai rulli, come la chiamiamo noi, parte dal cittadino ma continua col cittadino, per cui non siamo un'azienda di servizi che arriva sulla via e la trasforma in qualcosa di diverso. La partecipazione attiva comprende la partecipazione di chi ci chiama in prima persona. Ma non solo, cerchiamo anche di fare un percorso insieme, perché prima di arrivare a mettere della vernice su un supporto c'è tutto un iter che necessariamente deve essere fatto e che noi spesso facciamo al posto del cittadino stesso, perché magari si smarrisce davanti a quello che potrebbe essere un labirinto di burocrazia. C'è un percorso legale di autorizzazioni, che ottenuto il permesso si può procedere allo step successivo, la parte tecnica che è altrettanto importante perché permette di riqualificare con un certo livello di professionismo, dobbiamo definirlo così, quello che è l'intervento stesso. Quindi il terzo poi livello poi è l'organizzazione, la comunicazione sul territorio di quella che è la vera e propria attività, e quindi coinvolgere persone non solo che abitano quella struttura, ma anche i cittadini stessi che attraverso la nostra pagina vedono che c'è un'attività in quella via, in quella piazza, e quindi si aggregano ai volontari che non sono necessariamente residenti. Visto che insomma gli anni alle spalle ci sono, c'è stato anche, si può dire che ci sia stato un cambiamento nella città di Milano è cambiata indubbiamente in 10 anni, sì. Questo possiamo dirlo, nei cittadini rispetto appunto alla voglia di migliorare i quartieri, di migliorare la città, voi avete notato come associazione comunque un cambiamento? Beh, diciamo che Milano è stato un po'
un esempio, un buon esempio anche per le altre città, e questo sicuramente è positivo. Ci sono ormai diversi retake in tutta Italia e siamo orgogliosi di questo. Siamo tutti uguali, non c'è una migliore dell'altra. È chiaro che ci sono città dove ci sono maggiori volontari, e Roma sicuramente tra queste, ma c'è anche da dire che ci sono città che purtroppo hanno bisogno di più volontari rispetto ad altre città. Milano sicuramente è una città che, grazie agli eventi importanti che ci sono stati e che ci saranno poi con le Olimpiadi, gode di un'ottima reputazione sotto il profilo della qualità, diciamo, di civismo. Sono tantissime associazioni che si occupano di vari argomenti, non soltanto di riqualifiche urbane. E il numero di volontari in realtà è molto vario, non c'è uno zoccolo duro di centinaia di persone per quanto riguarda Retake Milano. La regia è composta da una quindicina di persone, quindi relativamente poche rispetto alla grandezza della città. Ma la cosa che sorprende, quello che appunto è quello che mi dicevi, la partecipazione sta crescendo sempre di più. Al di là di quello che è stato lo spot, diciamo così, più importante, la risposta civica più importante che Milano ha dato con l'evento del 3 maggio 2015 come risposta ai black bloc che avevano distrutto parte della città, abbiamo un dato statistico anche abbastanza semplice: la partecipazione l'anno scorso ha coinvolto 2000 persone. Noi quest'anno chiudiamo il primo semestre con quasi 2000 persone, quindi vuol dire che abbiamo già raggiunto e probabilmente anche superato tra poco il numero di persone che vuole partecipare a questa attività. Noi siamo pochi, quindi chiaramente cerchiamo di metterci tutto quello che è il nostro impegno, la nostra passione, la nostra forza, anche perché è molto stancante come attività, perché non è soltanto parlare ma soprattutto molto fare. Però devo dire che l'energia che ci dà il cittadino a fronte di quelle che sono le richieste sicuramente ricarica tutti i volontari che continuano a diffondere questo messaggio, quindi è sicuramente positivo. Milano è su questo molto, molto attenta a queste attività. Le hai nominate le Olimpiadi, guardiamo, veramente gettiamo lo sguardo molto avanti, però magari fantasticando o no, insomma, si è pensato a qualcosa in funzione delle Olimpiadi. A cosa, se ci vuoi dire, svelare? Stiamo lavorando anche per questo. Non possiamo dire molto perché non ci piace raccontare cose che non possiamo ovviamente ancora realizzare, ma sul tavolo di progettualità di Retake, insieme con il Comune di Milano, Municipio e anche la Regione Lombardia, che proprio oggi è stata coinvolta in questa visione, possiamo ancora definirla così, non di più, in un progetto molto bello che riguarderà una zona periferica della città. E poi c'è un altro progetto ancora che riguarderà un'altra zona che è stato oggetto, per quanto riguarda Retake, di riqualifica, perché abbiamo riqualificato una, tra le altre attività che facciamo c'è anche il giardino condiviso, abbiamo riqualificato una discarica che per 50 anni è stata abbandonata a se stessa in via Giambellino, quindi anche lì una zona periferica della città e anche difficile, e l'abbiamo trasformato in un giardino condiviso. Quindi è un'altra sfida che il cittadino ha vinto nei confronti dell'indifferenza, che è quella che poi è l'alleata di chi rovina la città. E quindi i progetti continuano, il Comune, diciamo che veramente molto, apprezza molto quello che facciamo, e noi siamo contenti di essere presi in considerazione grazie appunto a una buona, ottima sinergia che abbiamo con l'amministrazione pubblica. Ripeto, non perché ci pagano, ma perché hanno visto quello che è la bontà del progetto, che è sicuramente quello di migliorare in modo sano la città, coinvolgendo e facendo partecipare le persone che stanno nel territorio che è oggetto di riqualificazione. Quindi questo penso che sia la chiave giusta per fare progetti. Se volessimo essere particolarmente critici e dire, insomma, quali sono i punti deboli, se vogliamo, dell'associazione, insomma, ce ne sono. La nostra associazione, quali? Sì, in modo da pensare, insomma, ai prossimi obiettivi interni, intendo. Noi siamo spesso, facciamo riunioni spesso per capire come migliorarci, perché il carretto, come si dice, lo portano sempre poche persone, e quindi queste sono poi quelle che vorrebbero sempre di più una maggiore efficienza, perché comunque abbiamo la nostra vita, abbiamo il nostro lavoro, e quindi dobbiamo far collimare tutto per incastrare un'attività di volontariato con un'attività anche familiare.
La pecca, appunto, che noi vorremmo in qualche modo sanare è quella di avere una maggiore organizzazione di volontari che si inseriscono non su un progetto, ma che continuano a creare insieme con noi una strategia di riqualificazione su tutta la città. Quindi quello che potrebbe essere anche un appello ai cittadini è aiutateci a fare in modo che l'organizzazione di Rietec Milano possa essere all'altezza delle chiamate che i cittadini stessi fanno. È impensabile che riusciamo a rispondere a tutte le chiamate sul territorio. Ci poniamo ovviamente anche noi dei limiti, perché sennò diventa anche difficile mantenere la qualità di quello che è un progetto. E quindi sappiamo come farlo ovviamente, ma dobbiamo farlo in modo seguendo chiaramente un iter, senza diventa un disastro. Chi ha copiato Rietec Milano, noi siamo ben contenti che questo avvenga, diciamo sempre che lo facciano in modo corretto, seguendo tutti gli aspetti, sia quelli più importanti che sono il permesso, l'assicurazione per il volontario, perché è importante che non si faccia male o che non arrechi danni alle cose o alle persone, ma anche l'aspetto tecnico è importante, utilizzare dei prodotti che non facciano male ai volontari ma che siano anche di alta qualità, e questo è fondamentale per fare sì che un progetto possa essere di alto livello e quindi venga considerato un buon progetto, se no diventa un modo raffazzonato di sistemare le cose e sicuramente l'amministrazione stessa non apprezzerebbe quello che si fa. Chiaramente. Quindi per diventare retaker che cosa bisogna fare? Ci sono delle darci insomma qualche coordinata, il sito che è... Sì, il sito che è retakemilano.org, in questo momento non è particolarmente aggiornato, la pagina Facebook è sicuramente quella che contribuisce a tutti gli aggiornamenti, alle informazioni che anche attraverso Messenger, quindi attraverso la pagina, si possono mandare delle richieste o delle delucidazioni. La mail è info@retakemilano.org, tra cui io sono la persona che detiene quella mail, per cui rispondo direttamente io, o Instagram, che è un altro mezzo sicuramente, un altro social sicuramente molto seguito e che è sicuramente un modo per conoscere quei matti di retake cosa fanno. Quindi noi ci divertiamo comunque a fare queste cose per la città, per cui è un modo anche per stare insieme con le persone, divertirsi e fare qualcosa di veramente utile per la città. Quindi questi sono gli strumenti. L'iscrizione all'associazione è abbastanza esigua come costo, perché sono 20 euro all'anno, di cui tre quarti vanno per l'assicurazione, per cui veramente è una cura più verso il volontario che per l'organizzazione dell'associazione. Il resto, abbiamo una sede alla Casa del Volontariato al municipio 1 in via Marsala, dove però ci andiamo veramente molto poco perché noi siamo proprio volontari on the road, quindi siamo spesso al sabato mattina al giardino condiviso, però chi vuole contattarci o chi vuole vederci è meglio che lo faccia direttamente sulla strada quando facciamo interventi. Ok, allora io ti ringrazio, grazie a voi. Ricordiamo grazie appunto a Andrea Amato, presidente di Rietec Milano, e, grazie per essere stato con noi, per averci raccontato ecco, cosa fate effettivamente sul campo, e speriamo ecco, che i volontari aumentino. Sì, io vi ringrazio per averci seguito per questo nuovo appuntamento di Good Night Milano e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.